devo dire che è un personaggio molto interessante, a me è piaciuto molto perché esco anche un po' da quello che forse sta andando in onda adesso, no? O quello che è l'immagine che Vanessa ha sempre dato, no? È una donna molto determinata, molto ha una freddezza, ma non è una freddezza in realtà, è una donna che comunque è molto razionale, fa un lavoro dove non deve mischiare sentimenti, no? Quando una psicologa ha davanti un paziente più di tanto non può emozionare, sicuramente si emoziona dentro, ma non può farlo vedere, c'è una gestione, deve controllare molto la sua emotività. E questo la porterà anche in questa ricerca della figlia, anche se poi ovviamente credo, io sono mamma e mi auguro nella vita che non succeda mai niente a mio figlio, non so che cosa si può vivere quando una figlia ti sparisce, non posso dire, tante volte me lo chiedono anche i madri, come faccio a rispondere, che cosa si può provare, non credo che si può neanche immaginare che cosa si possa provare, però cerco, no, di medesimarmi in questa scomparsa ed è una donna che la sua razionalità a un certo punto l'emotività, grazie, purtroppo sarà molto un po' più alta, no, della sua razionalità, e ovviamente tutto questo percorso incontrerà Giovanni che le darà una grande mano e ovviamente ci sarà questo grande rapporto, questa chimica che sin dall'inizio credo che lo spettatore vivrà e capirà, che però ovviamente non si consumerà subito. Non dice no, non è che non volevo dire, io non volevo dire, però volevo fumare, guardo. Beh, ci sarà un qualcosa che li lega fin quando Giovanni non debutterà poi lega proprio. E comunque questa è la storia, devo dire, guarda, Giuseppe ha detto una cosa molto giusta, che comunque ogni 2x3 vado da Roberto e dico, senti, ma un'altra settimana? Ma non è possibile! E credo che non sia possibile, ci piacerebbe molto. Il lavoro, la serie non continua. C'è un aneddoto carino che è la prima volta che mi succede in 20 anni di lavoro, cioè che la troupe viene da me e mi dice, senti, ci autotassiamo di 100 euro a settimana se rimaniamo un'altra settimana. No, perché si sta bene, si mangia bene, io sto lievitando, cioè il mio corpo lievita, i vestiti non entrano, ci lascia. Ma io c'ho un regista accanto che la prima volta, che sono i due registi, no, le attrici poi, no, lui è tremendo, andiamo a mangiare, ho capito, poi lo mettono i pantaloni Fabrizio di scena, comunque sì, si mangia bene, si sta bene. La gente veramente, io ricevo sempre 1000 regali in albergo, dai bambini alle donne, ci portano i dolci, cioè io vivo in provincia, quindi è veramente quello che diceva, è una realtà molto diversa da quello che è una città, la città è molto più abituata a determinate cose, il tempo è molto più rapido, qui è tutto un po' più fermo, no? Ci si conosce tutti, è una realtà molto più, per alcuni aspetti favolosa, io ho scelto di vivere in provincia per questo, io mi sento a casa quando sto, è tutto fermo, il bar che c'era 20 anni fa è sempre lì, con le stesse persone più invecchiate, però è vero, non siamo abituati, io vivo a Follonica, che quando succede qualcosa è come se fosse un fuochi d'artificio, no? Perché non siamo abituati, quindi sicuramente l'accoglienza è molto più sentita, non che nelle città non succeda, però perché non c'è un'abitudine. E quindi che dobbiamo dire? Stiamo bene, abbiamo la spa, siamo in piscina, lavoriamo 8 ore al giorno, si mangia, si beve. Mio figlio viene ogni tanto a trovarmi, sì, ho fatto lo risciò mai più, perché sono anche caduta. No, lo risciò, ho fatto qui vicino all'albergo, non so se c'è un. La carrucola. Mai più. Cioè il mio culo. Hai avuto una quantità di visualizzazioni incredibile. No, lo faccio, guardare anche questa cosa sui social, non è che lo faccio quando lo sento, non ho un obbligo di fare le cose sui social, anche lì è una cosa che io sento molto e mi piaceva rappresentarlo nelle maniere più normali. E ieri ho messo una foto stupenda che ho scattato giorni fa,
che quando ha piovuto fortissimo, ma beh, veramente non l'ho disegnato, non era un trucco al computer, c'era proprio quell'immagine davanti all'albergo, l'ho scattata. E quindi ieri mi sono sentita di metterla, e anche con il liscio mi hanno visto per tutto il centro passare, credo che gli siano arrivati le luci già. E basta, ritorniamo al film, e quindi Roberto, rimaniamoci. Rimaniamo, no, c'è anche Massimo Del Frate, buttiamo questo.